L'isola Farnese è pronta a costruire dal basso. Ci prova qui il numero 8, scodella in mezzo per il numero 10, che è una grandissima occasione, ma se la divora, occasione, isola Farnese. Non si fida della triplice opzione della Lati, ma si abbassa adesso invece Mangagliano. Poi prova adesso il numero 10, buca la barriera, gran gol di Federico che sorprende De Leo e porta i suoi sull'1-0. Quindi possesso a Latri con Federico, autore del gol. Prova a duettare adesso con un compagno di tutto di prima. La Latri adesso gioca sul velluto e prova ad uscire. Dall'altra parte si muove Masella, zona tiro, se la porta sul destro Masella. Poi ancora per Federico. Ad avanzare a guadagnare metri. Federico. Porta palla lui, sbaglia qui l'appoggio Federico. Quindi ci prova di Jacopo che ce l'ha sul mancino, lo fa partire a giro. Ma il pallone è fuori. Alla Latri, che dopo una via di difficoltà esce più facilmente da dietro, ma adesso ci prova invece! Salvatori! Fa un gol fantastico! De 1-1. Che va in avanti per evitare guai, alla fine lascia scorrere Finucci per Betti che si mette al tu per tu, prova il pallonetto! E il pallone è fuori, non male il movimento di Betti, ma la conclusione non è delle migliori, si resta sull'1-1. E adesso ci prova Masella in avanti verso il compagno, è proprio Chiassarini, se non vado errato, che fa 2-1 e va subito a timbrare il cartellino appena entrato il 16. 2-1 a Latri. Ci prova poi l'isola Farnese, ma recupera la Latri, adesso può ripartire in contropiede Federico, 2-1 Federico, non serve Chiassarini, glaciale davanti al portiere, fa 3-1, doppietta per il 10. Ora ci prova da questa parte Allevi, adesso da Alessandro, pensa per un attimo a tiro, lo fa partire adesso, traversa, poi respinge in qualche modo Saccucci, ma che bordata ha tirato da Alessandro. La Latri conduce sempre per 3-1, ma tutta la rimessa adesso in avanti l'isola Farnese. Prova il guizzo De Cagna, si deve girare il numero 8 fra tre avversari, De Cagna col destro, Saccucci para. Ci prova adesso Betti, se la porta sul destro, Betti si gira, gran giocata, la palla rimane lì, Chiassarini, ed è un gol fantastico, non di Chiassarini, scusate. Molto probabilmente si chiuderà qui la partita e così arriva il triplice fischio del direttore di gara che manda tutti sotto la doccia. Ad Atletico 2000, Alatri batte Isola Farnese 4-1.